C'è chi passa una vita per raggiungere un obiettivo e magari trascorre una vita e l'obiettivo non viene raggiunto. Eppure io penso che trascorrere una vita avendo un obiettivo è quello l'obiettivo stesso. Perché poi puoi pensarle veramente tutte, prepararti fino all'ultimo, più piccolo dettaglio, e poi per un niente l'obiettivo sfuma, ma non importa. L'importante è non avere recriminazioni. Ciao a tutti amici velisti, appassionati di mare, di vela, eccoci qua, un altro appuntamento giornaliero con i candidati a vincere, che ambiscono a vincere un trofeo importante che è velista dell'anno, organizzato anche quest'anno dal Giornale della Vela. Ormai siamo partiti, saluto il mitico Bacci, ciao Bacci, siamo partiti ciao alla Mino, grande. Ciao velisti. Siamo partiti alla grande, ma oggi l'appuntamento è di quelli, imperdibile assolutamente, perché insomma è un personaggio che adesso andiamo a conoscere molto molto importante nel mondo della vela. Allora direi Bacci, come siamo entrati, no? Abbiamo cominciato a conoscere i candidati per arrivare a questa serata dei campioni in cui daremo tutti i nostri premi, la velista dell'anno ovviamente più importante, ma anche il Don't Crack Under Pressure, l'Innovations, il Performance, lo Young, il premio a chi ha avuto più voti, dei premi speciali ovvero il Tribute, ma anche un Tag Heuer Passion, perché ricordiamolo Bacci, siamo arrivati a questi 10 partendo da lontano, no? Siamo partiti da lontanissimo, siamo partiti da 100, immagina, persone, 100 velisti naturalmente, che poi piano piano nelle varie, nelle due selezioni che sono state fatte grazie ai voti del pubblico, abbiamo scremato da 100 a 30 e da 30 siamo arrivati ai nostri 10 grandissimi finalisti. E uno lo conosceremo stasera, peraltro tutti ambiscono anche a questo Tag Heuer Aquaracer personalizzato col nome del vincitore, con l'incisione dei 45 anni del Giornale della Vela, però vi dicevo, oggi è una portata importante perché vabbè, tutti sono importanti, sono bravi e noi li amiamo i velisti, però il personaggio che andiamo a conoscere oggi ci racconterà tanto della sua esperienza e quando parliamo di lui parliamo di una barca che tutta l'Italia, tutto il mondo ammira e ci invidia. Chi è? Caro Bacci, ce l'ho allora, dici tu? Allora, è un personaggio storico, bisogna dire due cose su di lui. È alla sua sesta sfida in Coppa America e il suo nome è indissolubilmente legato a quello di Luna Rossa. È colpa sua se nel 2000 milioni di italiani hanno passato notti insonni a guardarsi le finali della Louis Vuitton Cup e poi la grande finale contro i neozelandesi, ed è sempre merito suo se oggi l'Italia dopo 20 anni insieme a lui continua a sognare la mitica Coppa. Quella della Coppa è una sua bellissima e meravigliosa ossessione e oggi Mino gli chiederemo esattamente il motivo. Stiamo parlando di Prada, stiamo parlando di Luna Rossa, stiamo parlando di Patrizio Bertelli. E Patrizio Bertelli è qui con noi, buonasera Bertelli, come sta? Buonasera, buonasera. Lei è uno dei grandi personaggi di questa edizione della velista dell'anno che prima abbiamo spiegato, insomma lei è conosciuto, no, da tutti come il signor Coppa America, il signor Luna Rossa, Prada eccetera eccetera, però diciamo anche alla gente che lei è un velista nemmeno niente male, è una passione per la vela che nasce da quando, signor Bertelli? Ma ho cominciato, mi sono appassionato perché sono andato a Castiglione della Pescaia, avevo 27-28 anni, sono andato in barca e poi sono stato subito intruppato a fare le regate locali. Dovete sapere, in quel periodo c'era anche il cantiere di Pulcinelli che faceva il Gambare, che era una barca molto interessante a quei tempi, delle regate a livello anche della One Ton Cup, che la faceva Dick Peterson, e c'era anche dei bravi timonieri, che c'era un romano, c'erano diverse persone brave che hanno fatto la One Ton Cup, quindi non era... era diventato un po' una zona importante. Poi in quegli anni lì che sono arrivato io fu fatto Iena, che era un 40 piedi Doug Peterson, che era di Doni, quello il proprietario del Principe, no? Che era una barca che ha fatto tante regate importanti, no? in giro nel Mediterraneo. Ricordiamoci, c'era la Sardinia Cup, che era una regata molto belle, erano quelli lì, quindi erano gli anni in cui veniva a Castiglione della Pescaia anche Baffigo, che ha fatto anche lui in one ton, insomma c'era un sacco di animazione velistica tra Castiglione della Pescaia, perché c'era Pulcinelli che aveva il cantiere che faceva l'impala, quella anche di Peters, di Spike Stevens, e anche un po' Porto Ercole,
con le regate notturne della regina. Insomma, era una zona molto molto di vela, dove si parlava molto la vela, si parlava molto di vela in quelle zone lì, infatti. Dopo la Liguria era il posto dove c'era più il centro della vela era tutto lì, È vero. Bacci, tu devi sapere che il signor Bertelli è un collezionista di barche mica male, perché non so se ce n'è una al quale è legato in particolare, non lo so, che le faccio qualche nome. Bertelli, Vanessa per esempio, o Vanessa è molto legato, perché è una barca che, a parte il fatto che è di Carcano, che è progettista, che lei stima molto, io so, negli anni quando si è cominciato ad andare in barca vera, era quello che aveva recepito più di tutto il discorso, non tanto del dislocamento leggero, ma aveva affrontato il tema delle barche con le barche che dove mettere esattamente il centro velico. Aveva fatto le barche molto larghe, il primo di tutti, si può dire. Poi dopo è stato anche Britton Change insieme a lui, insomma c'è stata tutta una scuola di... Quando Red Salomon ha vinto, era una barca che non aveva tutto il tonnellaggio nella pinna, l'aveva anche in sentina, è una barca fatta con... Quindi sono tutte, fa parte della nuova generazione, dopo Bruce Farr chiaramente, che si è diviso tra cambiare il dislocamento e poi il dislocamento leggero, insomma. Caro Bacci, vedi, qui c'è la storia della vela, Bacci, oggi, lo sai, no? In questa nostra puntata. Infatti, siccome conosciamo il signor Bertelli come grandissimo armatore, tutti ormai lo uniscono al nome di Prada e naturalmente al nome di Luna Rossa, io però mi chiedo, il signor Bertelli quando va in barca che cosa fa? Allora, innanzitutto, molto giusto, quando ho cominciato con Vasco Donnini facevo la prua, quindi si può immaginare col Soling l'inverno con Vasco Donnini facevo la prua con tutte le condizioni di tempo, sempre fatto la prua, quindi quel poco che c'era da fare, quello lì che si doveva fare lo stesso, quelle barche sesta classe c'era da pedalare. E poi facevo sempre il trimmer delle vele, ho sempre fatto quello del Genova, anche Spinnaker. E poi adesso che sono più vecchio, sto lì nel pozzetto, seguo, faccio a secondo che dimensione, che forza ci vuole. Insomma, per una barca come Vanessa si arriva a fare le volanti, si arriva a fare un po' di manovre e poi fare un po' di visione della regata. Quindi, insomma, con Torben faccio l'assistente del timoniere. Esatto, le volevo chiedere, ma il signor Bertelli con la barra o con la ruota in mano come si trova? No, io ho fatto due anni fa le regate invernali dell'Argentario, era tanti anni, ho rimesso in pista la Vispa nel 2017, abbiamo vinto il campionato, quindi me la cavo bene. Ma dato che però ci sono sempre persone molto, molto più professionali, molto più bravi, allora facciamo fare a loro. Però il sapere delle gare. Abbiamo fatto tutte le regate invernali, che è stata una fatica incredibile, perché non ero più abituato ad andare con una barca di sesta classe. E poi abbiamo fatto l'ultima regata a Porto Ercole e abbiamo vinto il campionato. Certo che mi viene una curiosità, no, Bertelli? Quando lei parlava di Vanessa, ho visto che le si illuminavano gli occhi, eccetera, eccetera. E quando vede le barche volanti di oggi, invece, cosa pensa, ripensando a quelle barche? No, devo dire che in un primo periodo i catamarani non mi piacevano, i catamarani mi piacevano, però li vedevo già un'altra cosa. Adesso le nuove barche che vedremo finalmente, purtroppo le vedremo in Nuova Zelanda, adesso che stiamo sempre più migliorando, è interessante, perché è stato fatto un grande sviluppo tecnologico. Dove porterà le barche a vela non lo so, però è molto interessante questo aspetto qua, e quindi anche il fatto dei foil, dei canard, in sostanza mai le barche hanno i canard, hanno i canting keel, insomma direi che la prima rivoluzione per me è stata la canting keel, la prima vera rivoluzione è la canting keel. È vero che dicono che lei forse se avesse potuto scegliere da solo per questa nuova, per la box rule della Coppa America, avrebbe voluto delle barche forse un pochino meno estreme? No, è una discussione che è stata lunga. Sì,
un po' meno estreme, no, per un motivo solo, perché in sostanza poi abbiamo tutti criticato la complessità dei catamarani e poi siamo andati a fare una barca, è un monoscafo, però una barca anche questa complessa. Pensavo che poteva essere interessante riportare un po' più di gente a fare con una barca diversa, un po' più semplice, più team, perché queste barche qui sono troppo complicate, al punto tale che non è un problema economico di partecipare, perché non è quello il problema, è il problema di sapere se uno riesce a mettere su una squadra tecnica. È una cosa che è una via di mezzo tra una macchina di Formula 1 come complessità aerodinamica di certi aspetti e la vela, quindi è esattamente un cambio completamente di impostazione progettuale, che se tu non hai quelle 5-6 persone corrette tu non puoi farlo. Ora, dopo questo esercizio che abbiamo fatto noi, gli americani, gli inglesi e i neozelandesi, si starà formando una nuova generazione di tecnici che potranno fare le prossime Coppa Americhe, perché è proprio un approccio completamente diverso. Quindi diciamo che è uno start-up di una nuova generazione di tecnici progettuali, questa Coppa America, come lo è stato i catamarani per il foil. Secondo lei il futuro saranno velisti sempre che rimangono comunque velisti, o saranno sempre più velisti più ingegneri che velisti? No, sicuramente no. Ormai questo fatto qui è già per me iniziato con la Coppa America del 2000, si è visto esattamente con la Coppa America del 2007 a Valencia, già una conclusione di un ciclo. Comunque l'intervento ingegneristico del velista è molto presente, c'è la partecipazione nella progettualità del velista, mentre prima la Coppa America era così: c'era il progettista che aveva la valigetta, che progettava la barca, e poi qualcuno che la timonava, che la gestiva, metteva a posto le vele. Io penso che adesso veramente la barca è espressione di un team velico, e in base a come il team velico decide di fare, di portare la barca, ma non solamente di portare la barca, di come fare la regata nel campo di regata, perché insomma la vera novità l'ha fatta, due grandi novità l'hanno fatta, una Torben e l'altra l'ha fatta il timoniere di New Zealand, e Torben quando ha rotto la regola di dover coprire l'avversario, perché in sostanza la vera novità è stata questa, di non dover coprire l'avversario, ma addirittura se ci sono le condizioni di andare dal lato giusto del campo di regata, mentre prima era come un vincolo, coprire l'avversario era il primo vincolo. Sì, è una rivoluzione. E invece il neozelandese cosa ha fatto? Ha fatto la via di mezzo tra la copertura dell'avversario sopravvento, mandando nella parte corretta del campo di regata. Abbiamo visto tante volte allungarsi senza coprire l'avversario anche a Kutz. Ah, d'accordo, sì, ho capito. Sì. Quindi per me proprio è diventata la barca, in sostanza dopo il 2000 è diventata una progettualità che teneva conto delle modalità in cui il team velico, il timoniere, il tattico fondamentale, perché non dobbiamo dimenticarlo, pensava che poter fare delle regate, valevano le performance, la partenza, la bolina, la scelta della bolina, la capacità di avere un certo tipo di approccio. La perfezione della barca non esiste, poi la barca c'è, la barca più veloce, però scegliere quali sono gli aspetti che uno pensa più strategici, le percentuali, fare il VVP per vedere nell'ambito delle varie opzioni della regata quali potevano essere le migliori soluzioni. Ma basta vedere la Sydney Hobart, ormai le barche sono progettate pensando che ci siano quelle condizioni in quel periodo lì, se poi non ci sono fa conto uno non vede, ma spero la barca è fatta per quelle condizioni, per quelle andature. Io ho una curiosità guardando una foto, Bertelli, una foto del momento del varo di Luna Rossa, non lo so, lei dice qualcosa alla signora Miuccia, si raccomanda di qualcosa, che cosa? Ce lo dica a distanza di anni, di tempo. No. Cosa si è raccomandato? Non so, quello di rompere la bottiglia, immagino. No, di non farsi male, avevo pensato te, perché picchia sempre molto forte di non farsi male. Infatti anche l'ultima volta due schegge di vetro si è fatto due piccole feriti, due piccoli graffi sulla palmo della mano. Ma è terrorizzata che non si rompe la bottiglia, per questo io lo so, per questo va così violenta. Ma gli preparo la bottiglia talmente che c'è tutto il pezzetto d'acciaio, è impossibile.
Immagine, immagine. Insomma. Ma Mino, abbiamo parlato di velisti, ma io avrei una curiosità da chiedere al signor Bertelli, perché nostro grande amico del Giornale della Vela è il suo skipper, ovvero Max Sirena. Io volevo chiedere a lui qual è stato il primo momento che vi siete conosciuti e com'è andata. No, ci siamo conosciuti a Livorno perché in sostanza quando noi abbiamo preso in affitto Matt Mary e da Big Cock e l'altra barca, sono atterrati a Livorno con un tennis, con le vele, con tutte. Quindi Marrai, che allora aveva seguito la parte logistica, aveva preso Max Sirena come aiuto per dargli una mano, ha conosciuto in quelle circostanze lì, ecco. Quando sono state le prime vele, sono state messe tutta l'attrezzatura che è arrivata con Contes, messo in un capannone in una marina lì di Livorno, che poi dopo l'abbiamo trasferito a Puntana. Bertelli, ma ogni tanto ci pensa che la prima Louis Vuitton è del 2000, che sono passati 20 anni? Sì, ci penso, sì, fa parte della vita. Della vita, certo. Anche ieri, quando muoiono degli amici, che mi succede, sappiamo che la vita è fatta così, però non possiamo fermarci a questo dettaglio, bisogna andare avanti e basta. Bisogna andare avanti. Lei appunto aveva detto una frase meravigliosa in un'intervista che ho visto un po' di tempo fa, che diceva: io mi sono impegnato per far sì che quello che ho costruito rimanesse anche dopo la mia morte. E mi rilego un po' a quello che lei ha appena detto in questo momento. Io le volevo chiedere che cosa pensa quando le viene di nuovo in mente la finale della Louis Vuitton Cup del 2000 e che cosa invece crede che pensino e si ricordino tutti gli italiani che l'hanno seguita in quel periodo. No, allora, cioè, i riconoscimenti ne ho avuti anche troppi, infatti io faccio parte del FEM lì, sono a Newport, sono tra i 150 velisti di tutta l'epoca della vela. Ma io trovo che siamo riusciti a non far pensare come pensavano i maligni che fosse un investimento di comunicazione. E mi sembra che questa sia la cosa principale. Tutti poi hanno capito perfettamente che era un investimento di passione, di vela, rivolto a raggiungere un obiettivo. E è rimasto così. Ormai nessuno si pone la domanda, lo fanno perché no, ormai si fa la Coppa America, ormai questa qui sarà la quinta, la quarta, perché una si può dire che non c'è stata, quella di San Francisco abbiamo partecipato. Quinta. Eh? Sì, questa è la quinta, sì. Effetti, poi alla fine, sì. Sì, la quinta, sì, però quella di San Francisco, sì. Per me non la considero. No, nel senso che l'abbiamo fatto per una forma di partecipazione, in qualche modo dare una mano anche ai neozelandesi, che poi è andata in verità male. Signor Bertelli, è la sua sesta questa, Sì. Sì, sesta. E allora, ne fa talmente allora tante che perde il conto, Bertelli, ha visto? No, ma per me dico sempre 5 io. Per me. una proprio sì. È passata. Chissà se in tutti questi tempi, no, lei ci ha, faccio un po' il cattivo, l'avversario più antipatico, o meglio, mi spiego meglio, quello che lei preferirebbe battere, anche perché magari perché lo ammira, perché lo stima, ma che comunque le dà fastidio perché è troppo bravo e dice: io questo voglio batterlo. Ce l'ha? No, non ce l'ho. Devo dire che quando l'abbiamo avuto circostanza, insomma, direi che è stato Caillard, è stato un po' che ci siamo presi un po' quei periodi lì, perché era giusto così, perché io trovo che non si può essere nel campo di regata amici, è inammissibile. Ah, certo, è una frase, e quelli che dicono no, non hanno capito niente di cosa vuol dire fare le regate vere. Bisogna essere nemici anche al limite in quei momenti lì, poi dopo ti ritrovi dopo un mese, due mesi, no, ma nei momenti in cui c'è una competizione non puoi essere, io non credo che Torben riesca nelle Olimpiadi a essere conciliante, no, e amichevole col concorrente che deve battere per la medaglia d'oro. Quindi io credo che allora, quando sei lì in una competizione non puoi fare l'amico, non puoi andare a pigliare una birra insieme, per me, probabilmente dopo sì, quindi è un po' una caratteristica che io penso che sia questa, poi c'è qualcuno riesce a fare diversamente, no? Va bene, allora facciamo baci. Io volevo ancora fare, se posso, l'ultima domanda che mi interessava un sacco, perché noi conosciamo Bertelli come grandissimo imprenditore ed è indubbio questo, e
ha parlato dei rapporti che ci sono sul campo di regata. Naturalmente in questo momento non si può essere amici naturalmente sul campo di regata, ma si è concorrenti, ma invece in barca si creano dei meccanismi molto interessanti, e le chiedo se lei, avendo vissuto questo ed essendo l'imprenditore che è, riconosce i meccanismi, le gerarchie che si creano in barca, utili poi nella vita quotidiana e per esempio nel suo lavoro. Allora, io credo che la barca sia un grande insegnamento, come tutte le discipline sportive. Io penso che tutte le discipline sportive, che tu faccia giocatore di calcio, che tu faccia quello di pallacanestro, faccia Formula 1 o faccia le discipline sportive, sono un sacrificio prima di tutto. È un esercizio di sacrificio, perché devi prepararti mentalmente. Poi quando c'è di mezzo la squadra, le gerarchie sono fondamentali, perché devi nella Coppa America, nelle vecchie barche che eravamo 17 persone, la gerarchia era fondamentale. Cioè non è che tutti devono mettere bocca sulla decisione di un tattico, di un timoniere. E questo qui per me sono fondamentali poi nella vita. Si vede esattamente delle persone che hanno fatto degli esercizi, la macchina, rally e così via, si vede perfettamente che hanno raggiunto un equilibrio mentale, professionale, completamente diverso da chi non ha fatto questo tipo di sport, tra virgolette, estremo intendo, a parte gli sport estremi quelli veri, ma sport estremo inteso come applicazione professionale in cui ci vuole metodologia, costanza, allenarsi, insomma fare il giro del mondo non è una passeggiata, insomma è anche sapere che metti a rischio la tua vita, perché vuol dire la notte non si sa mai quello che succede. Io trovo che si vede la differenza. Torben è una persona che, oltre ad essere divertente, perché quando si incazza in portoghese e parla solo portoghese, quando è incazzato solo portoghese non si capisce niente, mentre invece poi dopo è una persona molto affabile, molto amichevole, molto conciliante, però se si incazza, non è che lascia tanto. Ma poi penso che tutti sono uguali così, anche Francesco De Angelis con i suoi accenti napoletani quando poi è sotto pressione, quindi voglio dire. Quando uno si incazza non c'è lingua che tenga, per te lì non c'è lingua che tenga, no? Non c'è lingua che tenga. Allora le facciamo la domanda: don't crack under pressure, ovvero il momento preciso, se lo ricorda, quando lei ha detto ok, rifaccio ancora una volta l'America's Cup. Sì, devo dire, l'abbiamo fatto un po' per rompere un po' questo schema, è faticoso perché penso che queste Nuova Zelanda, sì, finalmente ci arriveremo, perché speriamo che non venga bloccato niente. No, io credo di no, mi sembra che l'intenzione è quella di sicuramente tra dicembre e gennaio di realizzarla. Vediamo un po' questo coronavirus. No, la preoccupazione è che non ci sia una ricaduta a ottobre, tanto per essere chiaro, perché quello è dei cinesi, sì. Diciamo qualcos'altro. Io l'ho detto a tutti, mi sento sicuro solo dopo, cioè ottobre, perché ottobre non si sa quello che succede. Se hanno trovato un antidoto, chiaramente non c'è problema. Se hanno trovato anche delle cure abbastanza sicure, chiaramente. Quindi non lo so, adesso si riapre, si vede un po' che succede. Sarà un grande, per me sarà, al contrario di quello che è un po' in sordina questa Coppa America, per tutto questo casino, non si è fatto Cagliari, non si è fatto l'altro evento in Inghilterra, e quindi è un po' in sordina, la gente non ha avuto vederle, noi non abbiamo mai visto una regata fra due barche, quindi le vedremo a dicembre. Penso sarà una grande sorpresa. Bene, speriamo. Una grandissima sorpresa verica. Speriamo tutto, no, ovviamente. Anche per due motivi, è anche un po' buffo il fatto di questa distanza di 12 ore, che poi le regate si vedranno di notte e quindi saremo di nuovo nella situazione della notte, no? Sì, dato che sono barche veramente incredibili, ve lo dico perché ormai le vedo tutti i giorni, saranno stupefacenti proprio nel termine della parola nei confronti delle persone che si domanderanno 7000 cose, e vedrete, verranno fuori tavole rotonde di tecnici che spiegheranno i meccanismi, i funzionamenti, quindi di più e di tutto, perché veramente se prima c'erano i vari pedaschier che spiegavano la regata, il bordo, e adesso ci saranno veramente delle persone che dovranno spiegare tanti aspetti di carattere tecnico, perché poi
vedere una barca che con 7-8 nodi di Molina fa 25-30 nodi, insomma, con 7-8 nodi, insomma, sarà un bel esercizio di documento e tecnico. Molto bene, allora noi ci fermiamo qui, Bertelli, la ringraziamo, le rimane ovviamente un nome nella vela molto molto importante, e anche il giornale della vela, chi ha votato ha capito qual è la importanza di Bertelli, di cos'è Luna Rossa, la Prada Cup e tutto il resto nel mondo della vela. Grazie, buon vento, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie. Alla prossima appuntamento, grazie. Arrivederci, grazie. Bene, grazie a Patrizio Bertelli, la ringraziamo, le auguriamo ovviamente, auguriamo a Luna Rossa, alla vela italiana, tutte le più grandi fortune in Coppa America. Noi finiamo qui questa nostra bellissima, secondo me molto bella puntata dedicata a uno dei candidati al velista dell'anno 2020, Patrizio Bertelli. Come si può rivedere tutto? Come si può vedere tutto? Baci? Allora, ci potete seguire naturalmente sulle nostre piattaforme social, su Facebook, YouTube e Instagram, oppure sul nostro sito giornaledelavela.com, dove potete rivedere tutte le interviste e tutte le puntate con i 10 finalisti del premio più importante della vela italiana, ovvero il velista dell'anno da Goya. Alla grande, allora appuntamento a domani, baci, mi raccomando, vestiti bene, cerata, indossata, ci vediamo domani col velista dell'anno, ciao, ciao velisti, ciao ciao.